Siamo la rete bergamasca per l'alternativa al G7, ci siamo formati a marzo di quest'anno proprio per rispondere alla venuta del G7 di Bergamo il 14 e il 15 ottobre a Bergamo. Il 14 e 15 ottobre infatti in Città Alta ci sarà il summit dei sette grandi per decidere tutto ciò che noi non vogliamo, cioè una politica agroindustriale che sta devastando i nostri territori e impedendo quello che è l'autodeterminazione dei popoli e quindi la sovranità alimentare dei popoli. La nostra idea è quella di disvelare quello che è questa agroindustria, di disvelare quello che sta facendo rispetto al cibo, rispetto all'ambiente, rispetto alla dignità del lavoro all'interno dell'industria agricola e proporre invece la nostra alternativa, un'alternativa che ha appunto come paradigma contro quello neoliberista, la sovranità alimentare, che pone di nuovo al centro un cibo buono, pulito e giusto e anche accessibile alle classi proletarie, una agroecologia attenta appunto all'ambiente, ad impedire che venga sfruttato il nostro territorio, che è il nostro bene comune, territorio paesaggistico, territorio agricolo, territorio urbanistico, e mettere al centro la dignità dei lavoratori in agricoltura, quindi tutta la questione della lotta al caporalato e quindi i diritti dei lavoratori, in particolare dei migranti. Quello che faremo nella due giorni è proprio provare a costruire il nostro percorso politico di alternativa, nonché metterlo in pratica, perché per noi il 14 e il 15 ottobre è soltanto una due giorni che però vuole costruire una progettualità di intenti per il dopo G7, per il dopo Social Forum, con pratiche alternative, sociali, di mutualismo, di auto-organizzazione che si intrecciano con pratiche agricole per poter proporre proprio appunto in pratica e non soltanto teoricamente la nostra alternativa. È una due giorni che vedrà alle Donè centinaia di persone partecipare a tavoli di lavoro, focus, assemblee, plenarie, con relatori d'eccezione dall'Italia e dall'Europa, con tante realtà aderenti, ormai siamo un centinaio di realtà aderenti da tutta Italia e da tutta Europa, che hanno costruito loro stesse i tavoli di lavoro e hanno costruito, grazie agli interventi fatti in questi anni, sui loro territori, e quindi loro stesse costruiranno proprio l'idea di alternativa a questo G7. La nostra due giorni si concluderà con una manifestazione che attraverserà le vie di Bergamo a partire dalle ore 14 di domenica per proprio farci vedere anche dalla cittadinanza e mostrarci come coloro i quali propongono l'alternativa di sviluppo a tutti i cittadini.